Gianni Versace era un ragazzo innamorato della bellezza, nato in Calabria nel dopoguerra, in anni in cui tutto era molto difficile, anche sognare. Perché scrivere un libro su Gianni Versace? Tutte le volte che mi hanno fatto questa domanda io ho sempre risposto ma perché no, innanzitutto? Ma la risposta è molto semplice, perché Gianni Versace ha vissuto una vita estremamente letteraria. La sua vita assomiglia tantissimo ad una favola, ad una fiaba, e il fatto che si sia conclusa poi con i toni della tragedia non ha fatto altro che aumentare le dimensioni del suo mito. È un ragazzo che ha lasciato Reggio Calabria, è partito alla volta di Milano, sapeva che voleva fare la moda, era ossessionato dalla moda, dalla bellezza, dalla moda, dall'amore per l'arte, da tutto ciò che esteticamente lo emozionava, ed è diventato non solo uno degli stilisti più importanti, è diventato il più importante, il più influente, perché non dobbiamo dimenticare che quando sfilava Versace si cambiava registro. Tutti potevano copiare Versace, nessuno riusciva ad anticipare Versace. Era uno che rifiutava le divise imposte, era uno che rifiutava le etichette, rifiutava i percorsi prestabiliti, rompeva le regole, le distruggeva, ne creava di nuove, e poteva permetterselo perché comunque poi aveva una profonda conoscenza della sua materia, come dire. Se tu vuoi creare qualcosa di nuovo, se vuoi distruggere, devi saper ricostruire. Gianni Versace era capace di trovare bellezza praticamente ovunque. C'è una sua bellissima frase che dice: mi ispira tutto, mi ispira l'arte, mi ispira la vita, le persone semplici, le rockstar. Non era uno snob, non era uno che cercava la bellezza soltanto nella grande arte o nell'aristocrazia. Era uno che sapeva, per esempio, sentire molto il polso della strada, osservava i giovani, osservava il loro modo di essere, di comportarsi, di muoversi, di vestire, ovviamente, e riusciva a trasferire poi nella sua moda questi fermenti così vivaci. Gianni Versace era assolutamente innamorato della femminilità e soprattutto sapeva interpretarla, sapeva valorizzarla, sapeva esaltarla. Quando si trovava di fronte delle donne molto belle, anche molto appariscenti, se ne innamorava pazzamente e voleva vestirle assolutamente. Le sue collaborazioni con gli artisti poggiavano comunque su un rapporto di amicizia. Pensiamo a Elton John. C'era un rapporto di grande intimità, di grande sincerità. Madonna era una sua amica, lui era molto amico di Lady Diana, era spesso a pranzo da lei. Nel caso di Gianni Versace erano le star che andavano da Versace, perché sapevano che bastava un abito di Versace a entrare, per entrare nell'immaginario collettivo. Si aspettava la sfilata di Gianni Versace anche per questo motivo, perché c'era un concept proprio dello show che curava ogni minimo dettaglio. Allora, innanzitutto c'era la sua moda, che era spettacolare per definizione. Poi c'erano le sue ragazze, le top model, e puntava molto sul potere, sull'immagine di queste ragazze, perché erano ragazze di una bellezza clamorosa, che venivano poi esaltate da luci studiate in una maniera incredibile, musiche composte per l'occasione magari da Prince, George Michael, e poi c'era proprio un'atmosfera estremamente eccitante. Essere da Versace significava essere nel punto più alto dell'industria della moda italiana e internazionale. Credo che la spettacolarizzazione della morte di Gianni Versace sia stata una forma di anticipazione. Anche in questo Versace è stato un anticipatore, suo malgrado. Diciamo che quel modo di portare quelle immagini in televisione ha anticipato quel modo assai discutibile di fare informazione, che è quello contemporaneo, cioè appunto la spettacolarizzazione della cronaca, il sangue spalmato sullo schermo televisivo. È un modo molto discutibile di fare informazione, però purtroppo fa numeri, e all'epoca la notizia della morte di Gianni Versace è stata la seconda notizia più battuta dopo la morte di Kennedy. È una di quelle cose che hanno scosso talmente tanto l'opinione pubblica da ricordarci dove eravamo quando ce l'hanno detto. E questo, secondo me, dimostra quanto fosse poi molto amato dalla gente, anche da chi magari non poteva permettersi i suoi abiti o non si occupava di moda. Relativamente alla morte di Versace sono state prodotte 2000 versioni. Io credo che in questi casi la versione più attendibile rimanga poi quella più semplice, quella che è sotto gli occhi di tutti. Uno squilibrato ha ucciso un personaggio molto famoso. Punto.